E con questa folla impazzita per questo evento, il vostro Shush vi dà il benvenuto a Godomania 2, la seconda edizione incredibile, dove avremo il match di Sua Maestà Scheletro Incredibile contro Animal Junior. E ovviamente vincerà Sua Maestà, perché non può perdere Sua Maestà Incredibile. Cameraman, come va? Con tutta sta gente, sono addirittura venuti coi camion, vi faccio notare, per assistere a questo evento incredibile nella nuova Godo Arena 3.0 incredibile. Mamma mia, che avrei detto bene, sono pure i camion parcheggiati, cioè non potete capire la gente che c'è sta. Sua Maestà si sta preparando per il main event. Ah, stanno arrivando Kraus e Odino. Mamma mia, qua ci ricordi che mi ricordo l'anno scorso quando ha affrontato un Dino. In questa era incredibile guardare da fuori, quest'anno festeggiano Rakowski, l'anno scorso mi fischiavano, scandaloso mi fischiavano Rakowski. E Dino, dove sei? Svenuto per l'ansia di nuovo, svegliati elefante, svegliati, siamo in mezzo alla folla incredibile. Le cinture, e nello scorso video facevano veramente cagare, adesso sono un pochino più tozze. E Sus, il vostro new champion imbattuto, Sus, e i nuovi campioni di coppia tag team del Godo, Gran Caos e Udino. Allora, noi tecnicamente dovremmo intrattenere il pubblico fin quando Sua Maestà non viene per il main event incredibile, e il vostro Sus, come dire, secondo Sua Maestà doveva mettere in palio, sai, no, questo titolo incredibile in una open challenge incredibile. Ma tanto nessuno si presenterà ad affrontare Sus, perché nessuno è Liud quanto il vostro Sus incredibile. E quindi niente, io direi che rimane campione il vostro... Cosa? E tu chi diavolo sei? Perché hai colpito il cameraman? Chiedo scusa, sono emozionato. Io sono... Io poi solito sono qua in questa arena per sfidarti per questo titolo Yield Champion. Perché dovrei mettere in palio il titolo contro di te, soggettone? Che c'hai pure il fiatone. Il vostro giudice non farebbe mai del male a una persona che è già in difficoltà. Quello che sento è paura di sfidare Leopoldo. Io ti sfido ora. Il pubblico lo vuole. Allora, panzone, non far arrabbiare il vostro Sus. Però Sus, insomma, Scheletro ha detto che dovevi mettere in palio questo titolo. Dai, insomma, non mi sembra, come dire, un avversario potente. Lo faccio solo per Sua Maestà. Va bene, accetto la tua sfida, Leopoldo. Capre, preparati a suonare la campanella, che il vostro Sus è prontissimo. Mi so che avremo un nuovo campione. Il match è ufficiale. Leopoldo sfida Sus per il Lude Championship. Incredibile, vedremo che succederà. Vai Sus, sei tutti noi, incredibile. Ring the bell. Il vostro Sus non perderà tempo. Drillo Sus. Allora, panzone, preparati ad essere distrutto dalla potenza del Drillo Sus. Questa è quella trasformazione. Assurdo, Leopoldo è pronto. Finirò il match in fretta, panzone, Drillo Sus. Dove è finito? Penso sconfiggere così facilmente. Prendi questo cellone. Riesco a muovermi. Oh no, l'incontro è già finito. Prendi quest'altro cellone. La potenza di Leopoldo lo ha detto. E adesso? Il grosso Gran Caos non ha parole, Sus, fai qualcosa. Oh, Jesus ha detto. Adesso Leopoldo è nel pubblico. Prendi questo. Leopoldo molto, molto solta. Cosa? Adesso splash.
1, 2, 3. Cosa? Mi faccio giusto un po'. Hai perso, schiaffo. Dammi la cintura. Voglio poi che terrò questa cintura come il tesoro più grande. È inutile che fischiate. Ho vinto onestamente. Cosa diavolo è appena successo? Sus, come stai? Come condizione? Sus, muoviti che ci fa bene le cose. Krauski, dov'è? Dentro. Sus. Non ho mai visto lui, dice Sus, come l'hai addirittura cascato il vasetto. Sus, riprenditi. Cosa succede? Che sono quelli adesso? Come si sente, Sus? Cameraman, non so cosa sia successo. Quel tizio mi ha dato due schiaffoni ed io ero completamente privo di gote, non potevo muovermi e mi ha sconfitto e non sono più il Lute Champion. Sus ha il morale veramente di una pianta morta. Cosa sta succedendo sul ring? Tusk, tusk. È così banale il vostro pensiero. Tusk, tusk. Non mi interessa quello che pensate. Tusk. Oh, eccomi. Soluzione. Eliminiamo il pubblico così non fischia più. Dove sono i campioni di coppia? Vogliamo sfidare anche voi. Venite. Avete detto che accettate le sfide. Eccoci qua. Avete paura di affrontare il dottor Bandino, il genio vero, insieme a Ogar. Tusk, tusk. Forza, non ho tempo da perdere contro di voi, Tusk. Forza, venite! Scusate il francesismo, ma anche chi vi si incula, cioè, scusate, ma per quale motivo posso il caschi solo per mettere in paio la sua cintura in questo modo? Cioè, non è possibile, vero, Sus? Sono ancora sconvolto per aver perso il titolo e non mi vergogno a dire a sua maestà che ho perso il titolo. Forse una vittoria da parte vostra potrebbe, come dire, farmi sentire meno in colpa che ho perso. Sus, non so se è una buona idea, cioè, cugino, che ne pensi? Ma è un elefante anche lui! Io pensavo di essere lui con le facce in questo universo! Com'è possibile? Ehi, tu! Cosa? Sei stupido, ti sto parlando nella mente. Puoi sentirmi solo tu. Cosa sta succedendo? Io non posso dire, ho paura, no. Se vuoi rivedere tua sorella... Cosa? Devi sfidarci adesso e farci vincere, oppure la ucciderò e ti manderò in mente tutte le sue ore. Cosa sta dicendo? Stare calmo e accetta. Krauski, dobbiamo accettare l'incontro. Krauski, il boss Udino è pronto a affrontarli. Sono la componella. Che gli ha preso Udino? Perché è così serio? Ma perché ha deciso il colpo di fare questa cosa? Ma sono recato tutte le furie Sus. Mi spiace, Krauski, sono senza parole, sinceramente. Lo vedo carico, Udino, magari è una vittoria facile. Ma sono strani, sono amici di quel tizio che poco fa ti ha sconfitto. Sus, avete perso tutti la testa, il vostro cantavo schiaccia senza parole. Forza, andiamo. Arbitro, forza, suona la campanella, faremo in fretta. Sarà una passeggiata. Mi so che avremo nuovi campioni. A quanto pare avremo un altro match titolato che non era previsto per i titoli di coppia tag team del Godo. A quanto pare i campioni appena inaugurati, Kraus e Udino, mettono il titolo in palio contro questi due soggettoni che non ricordo il nome, però va bene uguale. Forza, suona la campanella. Sei sicuro, Udino? Sei ancora in tempo? Vai, cameraman, suona la campanella. Ok, match partito. Elefante, forza, mettiti giù, senza che io ti tocco neanche. Grazie. Udino, che stai facendo? Non puoi venire neanche a combattere. È scandaloso tutto questo. Però un colpo dovrò dartelo per soddisfazione, così potrà ricordarti tua sorella. Proposite del dolore. Forza, conta. Krauski, fai qualcosa, devo fare il conto altrimenti. Liberati di quell'artista. Devo intervenire, non posso vedere Udino che viene schienato. Cosa? Sparisci. Udino. Si è appiccicato sopra il vostro Krauski. Cosa vuoi? Tsk, inutile. Non puoi liberarti. Cosa? Lasciami stare. Pensi di avere un potere importante per essere un artista, ma
Sono meglio di te. Stai giù. Questo tizio può dire quello che vuole e di non pigliere. E adesso sbatti la testa e vai KO. La pagherai. Oh, io starei zitto se fossi che taci. Schienalo ora. Uno, due, tre. Abbiamo dei nuovi campioni di coppia, a quanto pare. Non so cosa dire, sinceramente. Cosa mi avevo detto il pubblico fischio? Ma non potete fare niente. Ho detto applauditeci ora. Ho vinto io e hanno vinto anche loro. Rimarremo qui a vedere i prossimi match, sale risate. Tsk tsk. Dobbiamo aspettare ancora che arrivino gli altri. Sono rimasto solo e sconfitti. Io non ho parole. Udino e KO. Krauske e KO. E Sus, non so cosa dire. E c'è il main event. Non so cosa succederà, ma non promette nulla di buono. E Sus.